un investimento di oltre 80 milioni di euro per realizzare il porto turistico di Santo Stefano di Camastra, un progetto che diventa giorno dopo giorno più concreto e che rappresenta la speranza per il rilancio dell'economia di Santo Stefano di Camastra, che oltre ad essere ormai nota in tutto il mondo per le sue ceramiche, punta a diventare la porta di accesso ai nebrodi dal mare. C'è stata un'attività frenetica in questi ultimi 12 mesi, abbiamo approvato in giunta 6 o 7 progetti, adesso non ricordo perfettamente, che riguardano i progetti definitivi delle opere accessorie. L'ultimo l'abbiamo approvato qualche giorno fa e riguarda l'ampliamento del parcheggio del cosiddetto giardino delle scuole elementari, che sarà ampliato, arredato e avrà una nuova viabilità molto più snella e molto più fruibile. Abbiamo già approvato anche i progetti relativamente a due assi viarie che porteranno comunque al porto, uno che è una strada molto bella e romantica di Porta Messina che arriva alla stazione, che verrà rifatta tutta di sana pianta, una che è il lato Cinema Glauco, una scalinata da sempre molto utilizzata, e comunque da questo punto di vista ci saranno anche delle opere accessorie relative anche all'asse viario che dovrebbe dalla casa albergo cosiddetta arrivare appunto sino al porto. Intanto il sottopasso, che è un lavoro che non riguarda il Comune di Santo Stefano, è fatto dalle Ferrovie dello Stato, è stato già aperto il primo lotto di lavori, adesso ci sarà la seconda parte di ampliamento, quindi c'è grandissimo interesse sulla parte immobiliare di Santo Stefano. Ci accorgiamo che sempre di più vengono persone a cercare monolocali, bilocali per le vacanze o per fare piccoli investimenti per il futuro. Ci sono degli altri lavori attualmente che miglioreranno la cittadina delle ceramiche, che sono i lavori di urbanizzazione della biblioteca comunale di Palazzo Armao, che attualmente tra poco inizieranno materialmente la fase progettuale definitiva, che già è stata approvata e quindi si potrà dare incarico al progettista, e i lavori invece del santuario del Letto Santo sono già invece partiti questi.